Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato alla fotografia istantanea. Tra l'altro oggi sono anche in pandan, come potete vedere sto indossando la t-shirt di Kodak. Questa è un'occasione perfetta per indossare questa t-shirt che ho acquistato da Primark mentre ero a Londra durante il mio soggiorno londinese. Infatti è proprio di Kodak, il marchio del quale andremo a parlare oggi, e di una macchina fotografica molto particolare che mi ha incuriosito fin da subito, fin da quando mi avete chiesto di provarla. Mi avete chiesto di portarla qui sul canale e di parlarvene, quindi oggi siamo qui per effettuare una recensione completa. Poi ci sarà un video di approfondimento anche sulla qualità delle fotografie. Infatti andiamo un po' a cambiare genere. Noi abbiamo già parlato di Polaroid, abbiamo già parlato di Fuji, quindi abbiamo parlato di macchine analogiche, quindi che effettuano una stampa un po' vintage, no? Con i colori vintage. Qui andiamo invece a modernizzarci, quindi andiamo ad utilizzare questa che è una macchina digitale, quindi una macchina con un sensore da 10 megapixel con stampante integrata, stampante che effettua appunto lo sviluppo delle fotografie con la tecnologia a 4 passaggi di Kodak, quindi una tecnologia molto moderna, ci riesce ad offrire tantissimi vantaggi. Primo fra tutti è sicuramente l'economicità delle stampe, l'economicità delle cartucce. Infatti qui andiamo a risparmiare quasi il 60%, quindi una fotografia ci viene a costare fra i 30 e i 40 centesimi, e lo andremo a vedere nel corso della recensione. La stampa, poi lo sviluppo in 4 passaggi di Kodak, uno sviluppo veramente istantaneo, ci permetterà di vedere nascere e vedersi sviluppare la fotografia davanti ai nostri occhi, e la potremo maneggiare fin da subito, quindi non dovremmo conservarla per 20 o 30 minuti come succede per esempio con Polaroid, ma potremmo andarla a regalare subito ai nostri amici. E tra l'altro, come vi dicevo, effettuando questi 4 passaggi, quindi 4 colori principali, giallo, magenta, il ciano, ed infine la laminazione, cioè la procedura che rende lucida la fotografia e tra l'altro anche resistente all'acqua, tutto questo avviene davanti ai nostri occhi ed è un processo che quasi ti ipnotizza, che attira sicuramente gli amici, tutti coloro che sono accanto a noi, incuriositi proprio dalla modalità di stampa di questa macchinetta. Parliamo della Kodak Mini Shot 3 Retro, quindi il modello della macchina lo possiamo leggere qui in basso, è C300R. Perché lo sto specificando? Perché esiste anche la variante solo stampante. La tecnologia Bluetooth integrata in questa macchina fotografica ci permette infatti di poter effettuare le stampe anche direttamente da smartphone collegandolo in Bluetooth, e quindi è possibile anche acquistare solamente la stampante. La stampante invece è il modello P300R. Ora, perché io ho deciso di provare la macchina fotografica e non solamente la stampante? La Kodak Mini Shot 3 Retro, quindi la macchina fotografica con stampante integrata, arriverà in questa confezione con 8 stampe di prova già all'interno, il tutto ad un costo di 135 euro. C'è poi il pacchetto, che è questo che state vedendo qui nel corso della recensione, che contiene anche 2 pacchetti di cartucce per un totale di 60 stampe più 8, quindi 68 stampe a 184 euro. Poi c'è ancora un pacchetto ancora più completo di accessori anche per poter conservare le nostre fotografie. All'interno troviamo anche questa fantastica custodia retro che viene a costare poco più di 200 euro, si parla di circa 214 euro, poi in base alle offerte. Io vi lascio il link in descrizione di tutti questi pacchetti dei quali stiamo parlando. Il pacchetto invece con la sola stampante, quindi senza la macchina fotografica, invece viene a costare 164 euro il pacchetto completo dei 60 scatti, 60 stampe più le 8 di prova, contro i 184 della macchina, quindi per 20 euro in più avremo un po' la comodità di avere anche una macchina fotografica già bella e pronta all'uso. Quindi è per questo che ho preferito questa tipologia di pacchetto, semplice, meno costo, ed è questa della quale voglio parlarvi oggi. Ok, io direi che come premessa ci siamo, andremo poi ad approfondire durante la recensione. Andiamo a vedere subito cosa troviamo all'interno del pacchetto, naturalmente la macchina fotografica, ma no, e poi andiamo a trovare anche un laccetto, questo qui, che possiamo andare ad utilizzare per impugnare al meglio la macchina fotografica mentre stiamo effettuando i nostri scatti.
Allora, io inizierei a parlare al volo dell'estetica. Abbiamo due varianti di colore, il giallo e il nero, tipico di Kodak, ed è per questo che io ho scelto questa variante. Poi c'è anche un bianco e nero, tutto quello che qui vedete di giallo c'è anche nella versione bianca. La finitura nera che troviamo nella parte anteriore è una finitura che va un po' a richiamare la pelle, ma naturalmente il corpo della macchina è tutto in plastica, una macchina molto semplice, molto leggera, completamente automatica, senza nessuna funzione particolare. Tra l'altro è una focale fissa, il sensore che troviamo qui all'interno è un sensore da 10 megapixel, quindi più o meno l'equivalente di una camera che troviamo sugli smartphone di vecchia generazione, se vogliamo. Flash integrato, specchiettino per effettuare gli selfie, per poterci inquadrare mentre facciamo i nostri selfie. E nella parte posteriore abbiamo anche un display da 1,7 pollici, un display LCD da 1,7 pollici, naturalmente a colori, che ci permette non solo di avere la funzione mirino, quindi di vedere cosa stiamo inquadrando, ma avere anche una preview della foto. In più, grazie allo schermo e dei tasti che troviamo sotto lo schermo, possiamo decidere se eliminare la foto oppure effettuare la stampa. Tra l'altro possiamo anche decidere, scegliere quante stampe vogliamo effettuare, fino a 5 stampe contemporaneamente, ma naturalmente potremmo effettuarne anche altre. Questo perché se siamo in gruppo, abbiamo degli amici, vogliamo direttamente far stampare la macchina 2, 3 o 4 fotografie, fino a 5 possiamo direttamente fargliele stampare. Sul lato infatti possiamo trovare la fessura dal quale fuoriusciranno le stampe, quindi da dove verrà effettuato lo sviluppo. Nella parte superiore abbiamo tastino di accensione, tastino di scatto e due piccoli LED, uno relativo all'accensione e uno relativo al Bluetooth, quindi quando la macchina poi è collegata ad un dispositivo esterno, che può essere un tablet o può essere uno smartphone, un dispositivo sul quale poi è installata l'applicazione Kodak Photo Printer. Lato destro invece abbiamo appunto un gancetto dove andare ad allacciare il l'accettino, abbiamo il forellino per effettuare il reset della macchina, dove possiamo andare ad infilare uno spillino per effettuare il reset, porta di ricarica micro USB. Avrei preferito una USB-C per rendere il tutto un po' più moderno, come vi dicevo, quindi una macchina molto semplice. Nella parte inferiore abbiamo lo sportellino nella quale va inserita la cartuccia che contiene le pellicole, cartuccia di stampa, e quindi non abbiamo un foro per il treppiede. Questa macchina non può essere messa su un cavalletto, ci dovremmo un po' ingegnare se dovremmo effettuare un selfie a distanza, a riuscire a appoggiarla e a posizionarla in qualche modo. La batteria è una batteria integrata, appunto, come abbiamo visto c'è la porta di ricarica, e qui io andrei ad analizzare subito qualche lato negativo. Il primo: non abbiamo una indicazione sulla batteria residua. Solamente una volta che avremo collegato la macchina fotografica allo smartphone ci verrà indicato la percentuale della batteria restante, ed in più mi manca, cosa veramente strana, mi manca un indicatore sulle stampe rimanenti. Ci è capitato infatti che durante la prova della macchina fotografica, quindi con le otto stampe all'interno, abbiamo finito le pellicole, dovevamo stampare una fotografia, e a quel punto il display ci ha indicato che la cartuccia era vuota, e sostituirla. Peccato non poterlo sapere prima, nemmeno tramite l'applicazione, tra l'altro andremo a vedere con calma in seguito. Durante questa settimana di prova la C300R è stata la nostra compagna di viaggio, abbiamo stampato tantissime fotografie, ragazzi, è stato divertentissimo utilizzarla ed è stata una piacevolissima scoperta, in quanto la qualità delle stampe è davvero altissima, i colori sono moderni, le foto sono super definite ed anche il formato, devo ammettere che mi è piaciuto. Queste fotografie sono 3 pollici per 3 pollici, circa 7,6 cm. Siamo molto vicini ad una Polaroid, però qui possiamo stampare sia con cornice bianca ma anche senza cornice, quindi possiamo avere sulla pellicola l'intera fotografia. Non solo, possiamo inserire degli effetti, se utilizziamo l'applicazione su smartphone possiamo addirittura utilizzare la realtà aumentata, usare tantissimi effetti, possiamo ritagliare la foto, possiamo andarla a modificare, possiamo andare ad aggiungere filtri che possiamo aggiungere anche direttamente dalla macchina fotografica, quindi tramite il menu. In questa macchina infatti ha un menu integrato, ci possiamo accedere
tramite i tasti posti sul retro. Possiamo scegliere quindi di stampare una fotografia con bordi, senza bordi, aggiungere dei filtri, scegliere quante stampe effettuare. Possiamo scegliere di stampare per esempio in bianco e nero, possiamo scegliere di stampare in seppia, oltre a tanti altri filtri. Possiamo andare a scegliere di stampare delle foto selfie con la modalità bellezza, con il filtro bellezza. Insomma ragazzi, veramente tantissime le possibilità di questo software che tra l'altro è aggiornabile sempre tramite smartphone. E quando rimaniamo a secco di pellicole, quindi la cartuccia è vuota, la procedura di cambio è davvero semplicissima. Basterà aprire lo sportellino sottostante, andare ad estrarre, quindi io qui ho anche una cartuccia vuota, andare ad estrarre la cartuccia vuota, andare a prendere il pacchettino di cartucce nuove. Come vi dicevo, ci sono 30 stampe divise su tre cartucce, quindi avremo 10 stampe per ogni cartuccia, ad andare a sostituire la cartuccia di stampa, richiudere lo sportellino, riaccendere la macchina fotografica ed ecco che saremo già pronti a scattare nuove foto e a stamparle. Naturalmente, se dovesse essere necessario, è presente anche un flash che è possibile sempre impostare tramite il menu della fotocamera in sempre spento oppure sempre attivo o magari in modalità automatica. A quel punto sarà la fotocamera a decidere in base alla luce ambientale se utilizzare il flash o meno. Ma passiamo finalmente all'utilizzo di questa fotocamera, vediamo quanto possa essere facile utilizzarla. Come vi dicevo, è una macchina molto basilare, basterà premere il tasto di accensione e dopo una manciata di secondi sarà già pronta allo scatto. Andiamo ad inquadrare il nostro soggetto, premiamo il tasto giallo, premiamo il tasto di scatto ed ecco che sul piccolo display da 1,7 pollici andremo a visualizzare l'anteprima della foto. Qui possiamo decidere quante stampe andare a lanciare, possiamo decidere di cancellare la fotografia perché magari non ci piace andarla a scattare nuovamente oppure lanciare la stampa. A questo punto partirà la stampa in quattro passaggi di Kodak, come vi dicevo, una stampa che dura all'incirca un minuto e potremo vedere la nostra foto prendere vita. Quindi prima la stampa del giallo, poi del magenta, poi del ciano ed infine il processo di laminatura, cioè quello che rende la foto lucida, tra l'altro anche resistente all'acqua. Vi lascio magari qui a schermo qualche stampa che abbiamo effettuato scattando direttamente da questa macchina e potrete notare da soli quanto la qualità di queste fotografie, la qualità soprattutto della stampa, sia alta. Certo, parliamo di una fotocamera digitale, si discosta tantissimo dalle macchine analogiche alle quali siamo abituati, che abbiamo provato nei video precedenti, ma è una macchina, come vi dicevo, che è divertentissima ragazzi da utilizzare davvero e soprattutto il formato secondo me è ideale perché sono delle foto non tanto grandi ma nemmeno foto tanto piccole, quindi parliamo circa, come dicevo, del formato di una Polaroid, ma soprattutto il costo è bassissimo, quindi non ci dovremo più preoccupare di quante foto stampare, se regalare o meno delle fotografie, visto che il costo si aggira fra i 30 e i 40 centesimi. Per quanto riguarda l'autonomia, beh, devo dire che effettivamente questa macchina si è comportata benissimo. Noi abbiamo consumato la cartuccia di prova con le 8 stampe che sono all'interno, più una seconda cartuccia contenente 10 pellicole e abbiamo ancora l'80% di autonomia, quindi direi che potrete stampare, scattare quanto vi pare prima di dover ricaricare la batteria. Peccato soltanto non avere un indicatore dell'autonomia residuo, quindi ricordate che prima di ogni uscita magari o ogni 2 o 3 utilizzi di metterla in carica, in questo modo vi assicurerete di avere sempre la macchina fotografica e la stampante integrata in perfetta efficienza. E quindi amici, questo era quanto avevo da dirvi sulle prime impressioni e sulla prima settimana di utilizzo della C300R di Kodak, o sulla Mini Shot 3 Retro di Kodak, cioè sulla macchina fotografica digitale con stampante integrata, una macchina che ha sicuramente molti pregi, che ha anche evidenziato qualche difettuccio, ma una macchina che divertirà tutti, anche gli appassionati di fotografia istantanea analogica, ve lo posso assicurare. Come dicevo, io in descrizione vi lascio i link per andare ad approfondire ed anche ad acquistare sia la macchina nei suoi vari pacchetti o anche solo la stampante, la P300R di Kodak, che vi permetterà di stampare le fotografie 3 pollici per 3 pollici con questi colori così vividi e con questa definizione così alta, veramente una qualità altissima questa delle stampe di Kodak.
Naturalmente lasciate nei commenti tutte le domande che avete su questa macchina e magari io proverò a rispondere nel video di approfondimento ed anche di confronto fra le foto scattate con questa e le foto scattate con lo smartphone, ma stampate sempre dalla stampantina integrata. E con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento qui su YouTube. Un mega abbraccio dal vostro Bruno.